Ciao a tutti. Tempo fa abbiamo pubblicato un video dove abbiamo fatto i numeri su questo quadrante per creare un orologio. Non so se qualcuno se lo ricorda, comunque con uno stencil abbiamo disegnato e poi ripassato con il pirografo i numeri per l'orologio. Rivediamo un pezzettino giusto per capire di cosa si trattava. Utilizziamo un pirografo a filo con la temperatura regolabile che in questo caso è impostata fissa, una punta piatta. Abbiamo fatto tutto lo schema per mettere i numeri regolari nelle posizioni corrette e qui vedete che stiamo rifacendo quest'ultima parte. Vi sto facendo rivedere quest'ultima parte proprio per capire per chi non l'ha visto. Ecco, una volta fatti i numeri, abbiamo scelto di decorare la parte centrale dell'orologio grazie ad uno stencil. Questo stencil è di materiale morbido, ma resistente, quindi flessibile, lavabile, e prima ripassiamo l'interno della decorazione con una matita. Thank you.
Una volta finito tutto il disegno, iniziamo a lavorare con il pirografo per andare a riempire il disegno e decorare il legno nella parte centrale dell'orologio. Piano piano, con la punta piatta, cerchiamo di fare anche un lavoro leggermente sfumato. Thank you.
Una volta finita la parte pirografata, cancelliamo con una gomma i segni a matita che erano stati fatti anche per la costruzione dell'orologio ed ecco qui il lavoro finito. A questo punto occorre montare l'orologio. Utilizziamo un meccanismo di qualità, si inserisce il perno centrale all'interno del foro fatto nel legno, poi con un dado si va ad avvitare sulla parte filettata, ecco qui. A questo punto si devono inserire le lancette. Prima la lancetta delle ore, a pressione, si spinge bene in fondo, poi la lancetta dei minuti e infine quella dei secondi. Le lancette vengono posizionate tutte sulle ore 12 e poi regolate in base all'orario attuale. Occorre inserire la batteria, una stilo 2A, e l'orologio è partito. La lancetta dei secondi però ci sembra un po' troppo lunga e quindi abbiamo deciso di tagliarla. Ecco un pezzettino. Abbiamo tagliato la lancetta dei secondi che è in plastica e quindi senza problemi si può tagliare. Ecco qua l'orologio. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi aspetto sul nostro sito per pirografi, stencil o meccanismi per creare i vostri orologi. Grazie a tutti e iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica. Ciao, alla prossima!